secondo me, logica, razionale, oltretutto avendo avuto un successo di questo tipo non può, diciamo, far finta di niente. E dall'altra parte io non vedo ora, nelle condizioni in cui è messo il Movimento 5 Stelle, la possibilità di sottrarsi da questa maggioranza. Intanto c'è un problema di fondo, tu sai che è un movimento molto particolare, però se due giorni prima del voto Davide Casaleggio dice che non ci saranno proroghe, deroghe all'ipotesi del doppio mandato, tu significa che in quel gruppo parlamentare il 50% se vai al voto non lo ripresenti, e questo è già un elemento di condizionamento e ti dà l'idea dell'orientamento del vertice del movimento, chiamiamolo così. Secondo passaggio, devi trovare anche un motivo su cui rompere, però analizziamoli. Autonomia. Anche i 5 Stelle hanno raccolto le firme, quindi su quello devi trovare un accordo, però di fatto anche loro hanno raccolto le firme nelle regioni. Secondo passaggio, TAV. Noi abbiamo raccontato una storia, l'abbiamo raccontata tutti, ma la TAV è già partita, nel senso i bandi sono partiti. Poi nessuno ha avuto il coraggio di dirlo prima delle europee, perché ovviamente è il giochetto, diciamo, il rito dei 5 Stelle, ma nella realtà nessuno ha detto che non si fa, anzi tutt'altro, quello che dovevi fare in quel momento l'hai fatto. L'altra cosa, la flat tax ha come interlocutore non tanto i 5 Stelle, quanto l'Europa, è lì, quindi c'è una questione diversa. E quindi non vedo, cioè, su come, diciamo, 5 Stelle posso dire possiamo fare un'altra cosa, ma se noi andiamo a vedere poi quello che è stato fatto d'altro, tipo il reddito di cittadinanza, e vedi i risultati elettorali, non mi sembra che sia stata una misura molto popolare. Ultima cosa è il decreto sulla sicurezza, che però è una cosa che ha come interlocuzione più il Quirinale che loro, fin dall'inizio. Ecco perché io credo che alla fine questo governo, indipendentemente da tutto, andrà avanti, anche perché io capisco il fatto, ma rompere ora crea delle situazioni un po' complicate, l'abbiamo già vissuto in altri anni, cioè tu ad esempio vai a rompere ora, ti ritrovi a luglio, a metà luglio, quando si comincerà a parlare di commissari europei, con un governo dimissionario. Che capacità contrattuale ha un governo dimissionario in Europa? Nulla. Secondo, ripeto tutto quello che è stato detto lo scorso anno per quanto riguarda il rischio di andare al voto proprio ad ottobre, Cottorelli, ma poi oltretutto ripreso dal Quirinale. Se tu ti ritrovi nel mese d'agosto con un governo dimissionario, in un mese in cui ci sono pochi scambi sui mercati, basta una speculazione per farti saltare lo spread. Ultima cosa, che è un problema proprio di fondo, l'ho detto già ieri, una maggioranza che in ogni caso raccoglie il 52% in maniera diversa, presentarsi a settembre, ottobre, di fronte agli italiani e dire no, io la legge di bilancio non la faccio, mi ritiro. Io capisco, cioè io vorrei, perché chiaramente io giudico negativamente la politica economica, ma due forze che fanno una cosa del genere somigliano molto a Schettino, uno che scende dalla barca quando la porta sul precipizio. Allora io credo che tutte queste cose qui in ogni caso danno casomai una prospettiva diversa, vediamo, ma ormai il dado è tratto da questo punto di vista e il rischio di peggiorare la condizione dei 5 Stelle tirandosi indietro ora è superiore a quello, diciamo, alla possibilità di rilanciarsi dicendo un no o passando all'opposizione adesso.